Tre suggerimenti per rimanere in forma durante le feste senza stress. Numero 1, continua ad allenarti se lo fai già, altrimenti inizia. Capita anche tra i miei allievi che ragionino con il tutto o niente. Fabio, siccome ci saranno occasioni in cui mangerò di più, tanto vale interrompere tutto e riprendo dopo le feste. Sbagliato, è logico invece allenarti un po' di più o almeno mantenere la stessa frequenza di allenamento settimanale. E se ancora non ti alleni, inizia. Fabio, ormai inizio dopo le feste. Perché? Oggi è il giorno giusto per iniziare un percorso di allenamento. Contatta il tuo personal trainer di fiducia e inizia subito. Numero 2, goditi le feste. Goditi la convivialità, che è anche stare a tavola con amici e parenti. Il suggerimento che posso darti è quello di tornare alle sane abitudini negli altri pasti. Facciamo un esempio su di me che suggerisco a tutti. Nel giorno della vigilia di Natale io mangerò tutto ciò che mi va, senza limiti di tipologia e di quantità. L'indomani mattina a colazione di certo non mangerò nuovamente il panettone, tornerò alle mie sane abitudini. Chiaramente ognuno di noi può fare ciò che desidera, magari mangiate il panettone a colazione e poi riprendete le sane abitudini a partire dal pranzo. Insomma, goditi serenamente il pasto circoscritto all'evento specifico e non perdere le sane abitudini dal 20 dicembre all'8 gennaio. Suggerimento numero 3, riposati. Spero tu possa avere un po' di tempo da dedicare al relax con amici e parenti e riposare un po'. Perché allontanare lo stress e riposare insieme alle sane abitudini alimentari e l'allenamento sono i tre pilastri per godere di una straordinaria condizione di salute e forma fisica. Buone feste!